Buonasera, mister. Buonasera. Un primo tempo in cui la sua squadra è sembrata un po' schiacciata, una ripresa migliore che è finita forse nel momento che è stata decisa da un episodio. Come tutte le partite adesso di Serie B, alla fine decidono gli episodi, favorevoli e sfavorevoli. Noi il primo tempo abbiamo un po' sofferto per la pressione dell'Ascoli, però tutto sommato avevamo retto bene. Poi secondo tempo, secondo me, la partita noi l'avevamo fatta bene, avevamo avuto due o tre ripartenze importanti giocando con palla a terra. Chiaro che deve avere la cattiveria per andare a tirare in porta due o tre volte e poi alla fine lì in aria non si può stoppare una palla così, cioè bisogna essere un po' più cattivi, un po' più di già. Anche domenica 40, al 49esimo ha preso gol, oggi al 47esimo. Bisogna essere un po' più cinici, però squadra ha fatto una buona partita, è stata sul pezzo, quindi non ho niente da rimproverare ai ragazzi, se non tanto i risultati sono così, tutti pareggi, noi un pareggio in più. Quindi sull'ottavo posto abbiamo mantenuto i 10 punti, che penso ormai ai playoff con 4-5 punti siamo. È chiaro che la posizione è fondamentale, vogliamo cercare di tenere la migliore posizione possibile. Mister Marco Mabili, 19 time, lei a inizio ripresa ha inserito Rover e Casiraghi e si è messo a specchio 4-3-1-2. Cosa ha sofferto dell'Ascoli, soprattutto nel primo tempo? Perché è stato, non dico un assedio, ma comunque vanno chiuso lì e voi avete fatto una fatica tremenda a ripartire. Sì, è vero. Ci hanno creato problemi con i tre quarti, le mezzane che si aprivano, non ce l'avevamo, quindi ho cercato di pareggiare il centrocampo. Il secondo tempo invece, secondo me, ha giocato più il Südtirol che l'Ascoli. Poi gli episodi determinano la partita. Primo tempo non riuscivamo ad arrivare diciamo, a prendere la palla, cioè arrivare al contrasto, perché le mezzane si aprivano bene, poi il tre quarti ci girava dietro ai due mediani e facevamo fatica. Primo tempo abbiamo fatto fatica, poi secondo si era assestata la partita e credo che il pareggio era più il risultato più giusto. Però gli episodi adesso determinano le partite. Come giudica la direzione di gara che ha un po' scontentato tutti? L'arbitro non è sembrato lucidissimo, soprattutto nei cartellini, nei calci di punizione a metà campo. Come giudica la direzione di gara? L'arbitro può sbagliare, io non mi sono mai lamentato dell'arbitro, quindi l'arbitro sbaglia come sbaglio io a fare una sostituzione, a fare la formazione, quindi se stiamo dietro a questo non ne finisce mai. L'arbitro fa le sue scelte e bisogna saperle accettare. Io l'ho sempre accettato, non ho mai protestato con gli arbitri se non ci fosse stata qualcosa di eclatante. E quindi credo che oggi ha fatto la sua onesta partita, è stato bravo, la diretta come lui crede, come io ho fatto le mie sostituzioni, come Breda ha fatto le sue. Se no siamo qui tutti i giorni a lamentarci. Senza di loro non si può giocare, quindi bisogna cominciare a capire che gli episodi vengono accettati. Poi hanno un supporto di una tecnologia importante, e quindi credo che se ci fosse stato un errore evidente sarebbe stato corretto. 10 ammonizioni per avere una partita così che non ha avuto atti violenti abbastanza corretta, anche sportiva, sono un po' troppo. Il calcio italiano è questo, lo sapete, quando si va a contrasto, quando la partita diventa sporca, ci sono più contrasti, gli arbitri per non creare, diciamo, un po' di tensione cercano di smorzarle e il loro metodo di giudizio potrebbe essere un cartellino per cercare di smorzare gli animi. Sono stati 10, anch'io ho fatto 5 sostituzioni, che casomai non avrò azzeccata neanche una, quindi ci può stare. Mister, in ottica playoff, nota un leggero calo da parte della sua squadra? No. Oppure, come dice lei, c'è un minimo di rilassamento? Perché comunque sono tutte partite equilibrate, sia questa con l'Ascoli che quella con il Bari, in vista proprio della griglia dei playoff e degli impegni, quelli che contano. Noi ci dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni. Non vedo un rilassamento, vedo un po' meno cattiveria sugli episodi decisivi. Non puoi perdere due partite, una al 49esimo e una al 44esimo, per situazioni nostre. E quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata. Però la squadra è sul pezzo, lavora bene, c'è una grande unione, c'è una grande intensità, quindi dobbiamo prepararci bene per il playoff. È chiaro che vorrei arrivarci nelle migliori posizioni. Se continuiamo a non fare punti, poi perdiamo piano piano il quarto posto. Però vedo che anche gli altri, Palermo è stato costruito, anche oggi ha perso e gli altri hanno pareggiato. Quindi siamo sempre quarti, adesso domenica andremo a Frosinone e poi verrà il Genova da noi, poi vedremo. Noi sicuramente con una partita in meno, mantenendo 10 punti di distacco dalla nona, hai quasi centrato i playoff. Penso che per il Südtirol sia un traguardo stratosferico andare
nei playoff. Lei conosce molto bene il campionato di Serie B. Come giudica, oltre alla prestazione odierna, il torneo dell'Ascoli e se la classifica rispecchia il valore di questa rosa? Guarda, faccio fatica a giudicare i miei, figurati se posso dare un giudizio sull'Ascoli. So che, so che la rosa dell'Ascoli è molto importante, cioè dei giocatori importanti, come tutti, ha avuto dei momenti importanti, dei momenti di difficoltà, poi dei momenti di difficoltà è stata risucchiata giù e oggi penso che con questi tre punti si sia tolta definitivamente dalla zona play-out, perché penso che col pareggio delle altre due avere sei punti a cinque partite dalla fine sia tanti. Quindi sarà il suo allenatore e la società a giudicare l'operato dell'Ascoli. So che la rosa è importante, c'è un giocatore importante, squadra fisica come la nostra, costruita giusta, perché in Serie B se non è una formazione fisica fai fatica, e adesso si è tirata fuori quasi definitivamente dalle sabbie mobili. Grazie. Posto, grazie.